Nel tutorial che vi presento oggi voglio mostrarvi come si lavora all'uncinetto questo punto che io ho utilizzato per realizzare uno scaldacollo. Lo scaldacollo che ho lavorato in tre sfumature, dal marrone passando per il tortora al panna. Questo scaldacollo è stato lavorato in piano, non in tondo. Infatti, come potete vedere, invece di cucire i due lati, ho realizzato un cordoncino con la catenetta che poi ho intrecciato a mo' di chiusura. Nel punto che andremo a vedere oggi saranno utilizzate, oltre alla catenella come punto base, la maglia alta, la maglia bassa, e utilizzeremo di nuovo il punto popcorn nocciolina che abbiamo visto anche nella realizzazione di alcune piastrelle. Per mostrarvi questo punto, io sto utilizzando un misto lana 80% merino superwash e 20 acrilico ed un uncinetto numero 4 e mezzo. Dunque, il punto si lavora su un multiplo di 11 maglie più 4 maglie per voltare per iniziare il giro. Quindi partiamo e facciamo le nostre 33 catenelle. A questo punto, per iniziare la lavorazione, dobbiamo lavorare altre 4 catenelle. 2, 3 e 4. Nell'ultima catenella che abbiamo lavorato sulla base, facciamo 3 maglie alte nello stesso punto. Tra una maglia alta e l'altra, lavoriamo una catenella. Quindi 1. Due, la terza maglia alta con la sua catenella. Saltiamo 3 catenelle successive, quindi una, due e tre. Nelle tre successive lavoriamo 3 maglie basse, 2 e 3. Saltiamo di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Nella quarta lavoriamo 7 maglie alte con la catenella in mezzo. Quindi partiamo subito con la catenella, poi 1, 2, 3, nella quarta maglia bassa, scusate, nella quarta catenella successiva lavoriamo il nostro gruppo di 7 maglie alte divise tra loro da una catenella. Quindi una catenella. Seconda maglia alta più catenella. Terza maglia alta più catenella, sempre nella stessa maglia, catenella di base, mi raccomando. Quarta maglia alta più catenella. Quinta maglia alta più catenella.
sesta maglia alta più catenella e l'ultima, la settima, con la sua catenella. Ok? Saltiamo di nuovo 3 catenelle di base, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, e nelle tre successive lavoriamo le 3 maglie basse. Una, due, tre. Ecco, in pratica abbiamo questa mezza ruota che si alterna alle 3 maglie basse. Ripetiamo il motivo a mezza ruota. Saltiamo. Allora, intanto facciamo una catenella, poi saltiamo le 3 catenelle di base, nella quarta lavoriamo le 7 maglie alte divise tra loro da una catenella. Qua. Saltiamo nuovamente 3 catenelle, nelle tre successive lavoriamo 3 maglie basse, per finire il nostro giro, la nostra catenella, poi 1, 2, 3, saltiamo 3 catenelle, nella quarta lavoriamo 4 maglie alte divise da catenella. Allora, facciamo così. Sempre nella stessa catenella, mi raccomando, quindi la prima maglia alta con la sua catenella, la seconda catenella, la terza, catenella. L'ultima sarebbe la quarta maglia alta con la sua catenella che ci serve oltretutto per voltare il lavoro. Quindi questa è la prima riga. Come abbiamo detto, è un alternarsi di questo gruppo di maglie che diciamo chiamiamo mezza ruota, che è formata da maglie alte e catenella, maglia alta e catenella, e le 3 maglie basse. Ora voltiamo il lavoro dopo aver fatto l'ultima catenella e lavoriamo 4 maglie basse sui punti che troviamo, quindi partendo dall'ultima maglia alta che abbiamo lavorato. 1, 1 maglia bassa nella catenella di mezzo, 2, la terza sulla maglia alta successiva, 3 e la quarta prendendo nella catenella di mezzo.
di nuovo un'ultima catenella e adesso andiamo a lavorare il gruppo di due noccioline o punti popcorn. Li lavoriamo nella maglia bassa centrale delle tre. Quindi, allora, vi ricordo che un punto nocciolina o popcorn è composto da 5 maglie alte che poi vengono riprese insieme con una catenella. Allora, andiamo a lavorare la prima. Mi raccomando, sempre nella terza, nella maglia centrale delle tre basse sottostanti. Quindi lavoriamo le nostre 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Lasciamo in sospeso. Andiamo a riprendere la testa della prima maglia alta che abbiamo lavorato, riprendiamo il filo che abbiamo lasciato in sospeso e lo passiamo dentro la maglia alta, la prima maglia alta, in modo da avere questo effetto rigonfio e terminiamo il punto con una catenella. Ora lavoriamo altre 3 catenelle per dividerci dal punto popcorn successivo, da lavorare sempre nello stesso spazio. Quindi torniamo a fare le nostre 5 maglie alte. Due, tre, quattro e cinque. Completiamo il punto inserendo l'uncinetto nella prima maglia alta del gruppo, riprendendo il filo che abbiamo lasciato, passandolo attraverso e chiudendo con una catenella di nuovo. Ecco, questo è il motivo a nocciolina, punto popcorn. Catenella. E lavoriamo 3, 4, 5, 6, 7 maglie basse partendo dalla catenella successiva alla seconda maglia alta del punto sottostante. Quindi saltiamo questa maglia alta, saltiamo questa catenella, saltiamo questa maglia alta, nella catenella successiva iniziamo a lavorare le nostre 7 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, cinque, sei e l'ultima nella catenella divisoria. E sono 7. Catenella e ripetiamo al centro delle 3 maglie basse del giro precedente il nostro punto con due noccioline. Allora, primo punto nocciolina, 3 catenelle divisorie, sempre nello stesso spazio, secondo punto nocciolina.
Ecco qua. Facciamo la nostra catenella. Allora, lavoriamo ora 7 maglie basse partendo dalla catenella successiva alla seconda maglia alta che abbiamo lavorato nel punto a mezza ruota. Quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Nella catenella successiva iniziamo a lavorare le 7 maglie basse. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Ecco qua, vedete, nella catenella di mezzo. Di nuovo catenella e ripetiamo il punto formato da due punti popcorn che lavoriamo nella maglia centrale delle tre basse del giro precedente. 5 maglie alte, quindi per il nostro punto nocciolino popcorn, 3, 4 e 5, chiusura del punto, catenella, 3 catenelle divisorie, di nuovo nocciolina. Catenella, ora lavoriamo 4 maglie basse per terminare il giro, praticamente iniziando dalla catenella dopo la seconda maglia alta. Quindi, ma prima maglia alta, catenella, seconda maglia alta, catenella. Partiamo da qui e lavoriamo una maglia bassa. 2 maglie basse e altre 2 maglie basse, 2 catenelle successive. Una e due. Ecco qui, abbiamo terminato il secondo giro, che è quello in cui troviamo la coppia di punti noccioline. Per voltare, lavoriamo una catenella e giriamo il lavoro. In questo giro, in pratica, andremo a lavorare i motivi del primo giro in assoluto. Quindi ripeteremo le mezze ruote, diciamo, le abbiamo chiamate così, le mezze ruote alternate alle tre maglie basse. In questo caso la mezza ruota verrà lavorata nelle 3 catenelle che abbiamo fatto tra un punto popcorn e l'altro. Allora andiamo a lavorare, facciamo subito 2 maglie basse, quindi una e due.
una catenella, andiamo a lavorare adesso, come vi ho detto, nelle 3 catenelle che troviamo tra un punto nocciolino popcorn e l'altro. E qui andremo a fare le nostre 7 maglie alte divise tra loro da una catenella. Quindi partiamo con la prima. Una più catenella, sette e catenella. Ora lavoriamo 3 maglie basse sulle 3 maglie basse centrali del giro sottostante. Quindi ne saltiamo 2, 1 e 2, lavoriamo le 3 maglie basse, 1, 2, 3, come vedete. Rimangono altre 2 maglie basse che salteremo. Facciamo una catenella e andiamo subito a lavorare il motivo a mezza ruota nello spazio tra i 2 punti popcorn. Quindi ripeteremo le 7 maglie alte divise tra loro da una catenella. Eccole qua. Saltiamo 2 maglie basse, 1 e 2 del giro sottostante e ne lavoriamo 3. Una. Due. E 3 catenella e di nuovo motivo a mezza ruota nello spazio tra i 2 punti popcorn. Ecco qua. Ora per terminare il giro dobbiamo lavorare 2 maglie basse. Quindi saltiamo 2 maglie basse del giro precedente e lavoriamo 2 maglie basse sulle restanti 2. Una e due. In pratica questo è il motivo che lavoreremo sempre sul rovescio del lavoro, in modo che quando lavoriamo al dritto lavoreremo il punto con le noccioline, insomma. Allora, terminato questo giro, per voltare facciamo 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Voltiamo il lavoro e iniziamo con un punto nocciolina. In pratica è come se iniziassimo dalla metà del punto. Allora abbiamo fatto le nostre 4 catenelle, adesso sempre nello stesso punto di base lavoriamo 5 maglie alte
per formare la nostra nocciolina o popcorn. Ecco qua, 1, 2, 3, 4, 5. Completiamola. Ecco fatto, questo è l'inizio del giro. Ora lavoriamo 7 maglie basse, iniziando dalla catenella successiva alla seconda maglia alta del motivo precedente, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta, e in questa catenella iniziamo a lavorare le nostre 7 maglie basse. Partiamo da qui, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Catenella, coppia di punti popcorn nella maglia centrale, nella maglia bassa centrale delle tre del giro che abbiamo lavorato nel giro precedente. Vedete, una, due, tre. In quella centrale lavoriamo la nostra coppia di punti popcorn. Ecco qua, catenella e passiamo di nuovo a lavorare le nostre 7 maglie basse. Ricordatevi sempre di partire la lavorazione dalla catenella successiva alla seconda maglia alta del motivo. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Catenella, coppia di punti popcorn. Catenella, 7 maglie basse, partiamo sempre dalla catenella successiva alla seconda maglia alta e lavoriamo le nostre 7 maglie basse. E 7. Ora ci troviamo alla fine del giro, facciamo la nostra catenella e lavoriamo nel secondo
nella seconda maglia bassa che troviamo nel giro sottostante, lavoriamo un punto nocciolina a chiusura del giro. Quindi facciamo le nostre 5 maglie alte. Completiamo il motivo, una catenella e per chiudere definitivamente il giro lavoriamo una maglia alta. Ecco qua. Come potete vedere, abbiamo iniziato con il primo giro a motivo maglie basse e mezze ruote, il secondo giro con i punti nocciolina doppi e le maglie basse, poi abbiamo fatto un ulteriore giro, diciamo lavorando sul rovescio, di mezze ruote e maglie basse. Ed ora abbiamo terminato il nostro giro con di nuovo le noccioline e le maglie basse. Questi sono i giri che vanno ripetuti per tutta l'altezza che volete. In pratica abbiamo, per completare, diciamo, il rapporto, sono 4 giri. Adesso, per continuare a lavorare, dovendo fare il retro, tornerete a lavorare la parte con il motivo a ruota e i 3 punti bassi e poi ripeterete con il motivo che porta alla lavorazione delle noccioline. Sul blog potete trovare lo schema di questo punto e questo punto è perfetto per realizzare dei colli, come ho fatto io, ve lo faccio rivedere, però anche con una lana più sottile potete fare delle splendide copertine da neonato o delle sciarpe. Ecco, anche per questa volta abbiamo terminato. Se c'è qualcosa che non vi è chiaro, potete lasciare un commento. E vi saluto, vi auguro buon lavoro e alla prossima. Ciao da Lilla.